Ciao a tutti, oggi è un piccolo video senza nessun fumetto in mano, ma è soltanto perché io ho partecipato senza piccettino, sì, ho un po' offeso, ma se ne farò una ragione, a Mantova Comics. Sono andato un solo giorno, che è stato il sabato mattina, sono rimasto dentro una mezza giornata, e niente, volevo solo farvi un attimo di piccola riassuntino. Mantova Comics è una fiera a cui sono abbastanza legato perché è una fiera piccola, semplice, piena di contenuti. Cosa posso dire? Quest'anno però, questa è la coda di Ale, quest'anno non sono stato soddisfattissimo. Non perché fosse una brutta fiera, però io non lo sapevo, l'ho scoperto lì. Le case editrici grandi, quindi Bonelli, Panini, eccetera, 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 faranno un parco fiera ridotto, quindi faranno Milano, Lucca e Napoli. Non faranno Roma e gli altri, non faranno più grosse fiere in maniera ufficiale. Quindi gli stand delle grosse case editrici ufficiali non ci saranno in queste fiere. Queste fiere ci saranno i piccoli stand, i privati, e anche onestamente anche qualche bric-a-brac un po' raffazzonato, devo essere sincero. E quindi togliamo questa parte. Mantova si dimostra come al solito semplice da raggiungere, organizzata abbastanza bene perché non c'era mai calcaressa o morte di quelle. Ah, Dio, non vedo gli stand. No, tranquillissimo. Hanno tolto finalmente il palco musica dalla parte centrale, quindi si riusciva a parlare, fare e disfare, molto, molto interessante. Un po' dispiaciuto per i vari autori, Barbieri, Simonato, eccetera, eccetera, che erano in alto nell'area artistalle, stile balconata di Romeo e Giulietta. E un po' effettivamente triste perché una delle più grosse e più belle consuetudini di Mantova Comics sono le estrazioni. Che succede? Le estrazioni sono alle 11, per esempio, si va nello stesso angolino, arrivano 4 o 5 disegnatori e ti dicono: io faccio 5 disegni, ne faccio 4. Vengono dati dei bigliettini e un'ora dopo, di solito verso mezzogiorno in questo caso, si estraggono i 5 fortunati, 7 fortunati, che avranno un piccolo sketch da questi autori. Quest'anno, mi spiace dirlo, ma non ha avuto quel gran successo. Mentre ero lì, i nomi erano di tutto rispetto. Parlo da Laura Braga a Sara Spano a Luca Maresca, che è l'unico su cui è stato fatto un'estrazione perché c'era qualche biglietto. Ma tutte le altre persone non hanno avuto questo problema, nel senso addirittura mi ricordo Laura circolata di Sara Spano che si è trovata due biglietti, dava spunti a 5 disegni, si è trovata 2/3 bigliettini. È stato proprio triste. Mi spiegavano che purtroppo il mercato si sta spostando in quel frangente verso il cosplay, e quindi il cosplay sarà diciamo, la parte non dominante, ma la parte su cui investire in futuro. Non è un male, nel senso è giusto che si possa andare verso quello che fa mercato. Gli autori lì validi e concreti ce ne sono, ci sono sempre stati. Un peccato che una cosa così bella come e divertente come l'estrazione, ecco, è andata un po' male, secondo me. Mi è molto dispiaciuto. Non so come sono andate quelle pomeridiane e quelle di domenica, mi baso su quello che ho visto sabato, quelle delle 11 di mezzogiorno. I nomi erano di assoluto rispetto. Purtroppo l'affluenza è stata quella che era. In contempo invece ho visto però comunque pieno, folla, persone che andavano, venivano, quindi il responso del pubblico c'è, però è un pubblico più orientato verso il cosplay che verso il fumetto vero e proprio. È un bene o un male? Dipende dal punto di vista. Io che adoro gli autori, il fumetto e quello che ci ruota intorno, la vedo un po' come un male. Chi invece segue il cosplay, lo fa con una certa serietà, lo fa con un certo criterio, sicuramente sarà molto più contento di me. Insomma, non è questione di è bello e brutto, è questione di che cosa uno cerca all'interno di una fiera. Ciò non toglie che comunque è sempre stata organizzata bene, la gente, lo staff è cortese, ci si ferma a chiacchierare, ti vengono incontro, ti aiutano se hai problemi, eccetera. È sempre, sempre, sempre la solita buona vecchia Mantova Comics, forse un pochino meno comics quest'anno. Ciò nonostante io voglio ringraziare. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Luca Maresca per questo bellissimo giondo.
Grande John Doe. E voglio ringraziare anche Laura Braga, che è stata gentilissima. Insieme a loro voglio ringraziare anche gli altri autori che erano presenti in quella sessione di disegno, ovvero Sara Spano, Mir Candolfo, vabbè, Laura Braga e Luca Maresca, che sono stati di una gentilezza incredibile. È stato divertente fare quelle quattro chiacchiere, vedere un po' come andavano le cose e niente, chiacchierare un po' alla buona. Purtroppo, ripeto, per quanto mi riguarda, non c'è stato quel grosso boom. Da una parte, egoisticamente, per chi era lì a cercare gli sketch, è stato comodo, non ha dovuto rischiare di non averlo, a parte Maresca, ripeto, che è stata proprio estrazione. Di contro, una delle cose belle di questa cosa è proprio avere quel brivido di dire: beh, mi pescano, mi pescano, mi pescano, mi pescano. Magari anche se non ti pescano, ti sei divertito, hai chiacchierato, hai anche sfanculato in allegria quello che ha vinto. È una cosa un po' goliardica che purtroppo non c'è stata. Questa è l'unica effettivamente nota di demerito. Io non considero un demerito, ripeto, lo spostarsi verso dove chiede il mercato. È giusto, si fa quello che il mercato chiede, perché nessuno è lì a fare la onlus. Sicuramente il comics ne esce un po' ridimensionato. Voglio ringraziare anche Fabio Dauria, Davide La Rosa e il buon Enrico Simonato. Scusate, sto spostando per il gatto. Enrico Simonato, che si sono concessi alle mie telecamere per fare tre brevi e piccole chiacchierate che troverete in fondo a questo video. Io posso soltanto dirvi che l'anno prossimo Mantova Comics ci sarò ancora, magari un giorno, forse due, non lo so. Certo, ci andavo la domenica, il rito è stato un po' interrotto quest'anno andandoci di sabato, forse anche quello che ha un po' bloccato la magia, non lo so. Però sicuramente l'anno prossimo ci sarò. Gli organizzatori di Mantova Comics poi stanno preparando anche Modena Nerd, che se non mi ricordo male dovrebbe essere, oddio, non voglio dire una boiata, mi sembra ancora sia aprile o settembre, cercate su internet, in cui lì invece ci dovrebbero essere anche le case editrici grosse, quindi Panini e Bonelli. Metto dovrebbero perché la certezza non ce l'ho. Però, insomma, piano piano il comics c'è. Cosa posso dirvi? Che per me Mantova almeno una volta va vista, la Mantova Comics, anche Mantova la città se volete, ma Mantova Comics almeno una volta va vista. Se siete prettamente in cerca di autori, controllate il biglietto, cioè controllate l'elenco degli ospiti, perché oltre a quelli non so se troverete di più. Forse per questo genere di cose le fiere migliori sono Albissola, sono Milano, sono Napoli, Lucca. Sono forse queste quelle migliori per gli autori di fumetti. Per il cosplay credo che invece sia un buonissimo punto di partenza per ampliare ancora di più il mondo cosplay. Niente, questo più o meno è quanto, vi ho annoiato abbastanza, vi lascio alle tre chiacchierate che abbiamo fatto con i tre autori di cui vi ho detto prima, ci rivediamo poi per il mega lavoro che sto preparando per il Cartoomix, ancora non so come andrà, spero bene. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!